Voglio cantare se non canto more, con le canta mi sfoghe le mie pene. La gente che mi sentono cantare pensano che ci stanca allegramente. Pensa ne cacci stanca allegramente, io quando canto allora mi lamente. C'aveva un cuore l'ha donato a voi, ma voi a me non mi pensate mai. Il Papa Santo mi donasse Roma e mi dicesse lascia andar chi ti ama. Ed io ci risponderei sacra corona, si vala più chi mi ama che tutta Roma. È venuto subito qui all'acquedotto. Acquedotto infelice. Acquedotto infelice. Infelice, non felice. Che vuoi fare? Telegrativo da arrivare alla cima, sei rimasta lì più bassa rama. E così abbiamo rimasto senza casa. Un po' di gente qui l'hanno dato gli appartamenti. Poca gente. Beh, sì, sette famiglie sono partite adesso. Suo marito che lavoro fa? Manuale. Quindi magari d'inverno neanche tanto lavoro. Do lavoro. Lavorano fuori, quando piovono ai collettori, che lavoro puoi fare? Appena che puoi mangiare, puoi pagare l'affitto. Se devo pagare l'affitto non devo mangiare. Urgenza carini ma cattai una vigna. Mi la cattai su panna montagna. Così scippò lo grappo e qui la vigna. Povera vigna mia, lavora e mangia. Tantai tanto per fare un castello, credendo che era io lo castellano. Questa è bella, sa. E dopo fatto prezioso e bello, le chiavi mi spariro bella in le mani. Una volta dopo guerra, no? La gente si è trovata alla disperazione, specialmente nel sud, e ognuno logicamente scappava nella città a cercare fortuna. Questa anche per la mancanza del governo che si è scordato di quelle regioni. Ma non solo, non parlo solo della Bassa Italia, perché già se vai qui nel Lazio stesso, verso Frosinone, è peggio della Bassa Italia, intendiamoci. È una questione complicata e semplice d'altra parte. Pensa, no? È venuto uno, per esempio, diciamo, e ha trovato subito lavoro, perché ancora ci sta poca gente, ha trovato subito lavoro, la dopoguerra, le delizie, insomma, tutta questa roba qui. E dopo di quello ha cominciato a portarsi un altro, altri. Diciamo, vedendo che lì non c'era niente da fare, si portava un altro ancora, poi ognuno a mano. Quindi quando voi siete venuti a Roma, così vi siete trovati subito meglio oppure... No, subito. Subito, no, perché abbiamo dormito pure a mezza strada. Uh-huh. Alla stazione Termini, alla stazione della Laziale. Sapete dove dormevamo? Dietro alla stazione Laziale, dove si faceva biglietti... Dei militari? Quando non ti ho dormito lì dentro un sacco. Io me la mettevo di dietro a mia figlia, che è una bella ragazza, dico la verità, quando l'ho portata a Roma.
E così abbiamo cominciato a venire. Poi ci ha incontrato un uomo, dice, ci ha visto che dormiva a mezza strada, dice, vi volete comprare una casetta? C'è uno 10.000 lire. Solamente 10.000 lire che mia madre l'ha raccolti così. Sì, però mi hanno portato qui sopra e mi hanno venduto una barricchetta di legno, pagata 10.000 lire allora. Avevamo 12.000 lire, 2.000 lire ci sono rimaste. Dopo mano a mano ho fatto un'altra barracchella. E su passo sono e così ti ha assaccata Maria della montagna e così ti chiamata. Piano. Io faccio solo un secondo. E si ti chiamata vera secondo. Fino a base. Quando arrivavo uno sopra l'altare e lui a faccia in terra e lui in via d'amo. E lui in via d'amo di vera armonia a vergine di base a pregata a Dio che mia. E io no mi muovo di qua se la grazia Maria non mi fa facci di milla Madonna mia facci di milla per carità agli piedi di la Madonna e la bella rosa ci sta due gestelli attorno attorno e la luna dentro di te là. Io no mi muovo le case la grazia Maria non mi fa Madonna mia facci di milla per carità. Che conseguenze c'è il fatto di stare sotto le baracche? Le conseguenze sono tutte, lo prendi, cominci a prendere dalle creature, c'hanno sempre la tosse. Io faccio il muratore, no? Prego, prego. Faccio il muratore, con la giornata che prende, io posso andare nell'appartamento, vado nell'appartamento, ma quelle creature stanno tutti i giorni a digiuno, perché se pago l'affitto non posso mangiare. Questa è la bella questione. E qui è umida, che esce l'umidità proprio da tutte le parti. Io vengo dagli Abruzzi, no? A noi già c'è sta un metro di neve, siamo del Parco Nazionale d'Abruzzo. Là c'è sta, lì non puoi lavorare, se lavora 3 mesi d'estate e ci tocca scappare per forza a Roma. Io sono stato a lavorare, non solo a Roma, sono girato tutta l'Italia a lavorare, ma a Roma ci resta più comodo. Ma di quanto è che sta a Roma, eh? Beh, guardi, a Roma ci sto dal 1960. Sono arrivato qui a Roma, avevo 17 anni. Ho cominciato a fare manovale, la mezza cucchiaia, e faccio il muratore che adesso mi trovo bene, in cantina. Bene nel senso, ma devo lavorare, io lavoro sotto un contimista dalla mattina alla sera. E questa gente, maggiormente operaia, stanno tutte qui nella baracca. E questi che vede che stanno gli appartamenti affitto, no? Io vedo che giorno, quando io mangio, io perlomeno posso mangiare la fettina, qualche cosa. Insomma, ma quelli no, questi che pagano la fettina. E perciò io non mi metto questo coraggio di andare abitando in appartamento, perché quando levate 50.000 lire hanno pago operaia, quella se sa la paga con il nuovo movimento, sono 644 lire l'ora. Poi ci sono i ritenuti, insomma, che ti aspetta le 500 lire. Questi nuovi aumenti servono a qualcosa, sono buoni? Non servono a niente, perché a noi ci hanno aumentato la paga di 100 lire per dire, quindi 65 lire l'ora a noi ci hanno aumentato. Ma la roba è aumentata già a 200 lire. Ecco qua che ci troviamo, aumentano la paga gli operai, sì.
abbiamo avuto una vittoria su questi contratti, su tutte queste cose, questa autunno carta che è successa a te. Però è troppo costa della vita. Come costa la vita? Io con 644 lire loro, poi mi fanno ritenute, ricchezza mobile, tutte queste cose, ma la ricchezza mobile non ha adeguate pensioni, tutto, tanto porta la cosa dalla CGIL per controllarmi le buste, me lo sono fatta via la CGIL. Uno per controllarsi i conti, perché se non sta attento ai conti alle buste, te levano la metà. Io vedo dalla gente assieme a me che si mangia, si porta i spaghetti che avanzano la sera, l'avanzo della sera se la porta in cantiere, solo quelle basta. Quarta di vino, mezzo litro di vino, e io comincio a lavorare. Queste sono gente, per dirti, come ripeto, che vivono negli appartamenti. Se danno quell'aria, io sto all'appartamento. Ma poi quando stanno sempre di giù, si devono stringere la gente. No, perché io do lavoro, fanno 200, 300, pure 1000 appartamenti alla volta, che poi ce l'hanno chiuso 2-3 anni, questi appartamenti il governo potrebbe intervenire. Preferiscono che si aggrava la situazione, perché, come si sa, a Roma oggi giorno servono appartamenti di continuo. Loro preferiscono tenere chiuse queste case, questi appartamenti, basta che raggiungano lo scopo di arrivare a un punto per dire noi dobbiamo affittare gli appartamenti a 50.000 euro al mese. Preferiscono aspettare 3 anni, no affittarla a 25 su. Quali sono le cose che soprattutto pensa che bisognerebbe, che mancano qui? La casa, la luce, l'acqua, che dalla mattina alla sera devi via i secchi a piarti l'acqua alla fontanella che resta distante. Ma... La signora che ne pensa? Che devo contare, mi sono stufato. Che l'uomo se non va a lavorare magari sta solo la notte, ma è la donna che deve fare i bambini. Che deve cominciare, che la sera si sta con la cantina, con l'uomo a gas. Che una non ha tentato, abbiamo tentato tante volte di vedere un appartamento, ma meno di 40, 50 mila lire, chi lo può pagare? Che ci diamo ai bambini? Che ci diamo? Paghi l'appartamento e non c'hai i soldi per comprare. E poi c'è un fatto che dovunque vai, ufficio di genio, cassa murua, dice sì, state a Roma solo perché mi piace starci. Sono andata alla cassa murua, dice... Dove abita? Perché il bambino ci faceva male i piedi, anche l'acquedotto. Dice sì, mi piace di stare a Roma, allora vieni dall'acquedotto. E così dice, mi piace di stare lì e non vi curate che i bambini si ammalano. Dice, beh, ma è una questione che possiamo dare a mangiare ai bambini, se andiamo lì non ce ne possiamo dare a mangiare. Che ragionamento è? Dice, io se verrei lì con le baracche tutte giù, mi manderei qua, manderei là. Ho detto io, senta, io me ne vado, perché se lei mi fa la visita, con quest'odio che c'ha contro di noi, io me ne vado. C'è sempre quell'inferiorità, quella distanza, cioè. C'è la distanza. Perché tra bambini, dice, noi siamo ai palazzi, voi state alle tra baracche, tra bambini, no? So, si disprezzano già tra i bambini, vengono insultati che loro abbiano nei palazzi, i bambini nostri stanno alle baracche. Sono sempre insultati. Guarda, bambino mio va all'asilo e già dice, ci sono quelle che abitano al palazzo. Noi abitiamo alla baracca, perché non ce ne andiamo al palazzo pure noi? Dice, mamma, quando ci andiamo lì noi? Vedi, palazzo fa, quando ci andiamo abitando al palazzo, papà? Che differenza ci trovo? Che effetto le fa diverso la borgata dai quartieri dove va a lavorare? Beh, mi sarebbe più comodo, mi farebbe più cosa di andare a abitare dentro un palazzo e non di stare qui dentro la borgata e di stare con la paura che se esco fuori mi viene qualche topo davanti. O mi esce qualche altra bestia, probabilmente vedo delle persone che passano che sono spacciate, si mettono ai muri, si mettono dei coppi che danno in giro, qua, e questo qua a me non mi piace. Della casa che cosa che non funziona? Dell'umidità. Tutto questo? L'umidità, non c'ho il bagno, non c'ho niente. Non c'ho niente. Perché se devo fare il bagno ai ragazzini devo pigliare sempre una bagnapiedi. Io gli dico la sincera verità, che se fosse da un'altra parte, i ragazzi non si sporcherebbero come si sporcano qua, perché qua come dentro una stalla, dentro una stalla, perché come si esce fuori si entra dentro, non è che c'è un'altra cosa che se uno si può fare i piedi, siamo sempre dentro la terra, siamo sempre dentro la terra, dentro il fango siamo. Allora dico neanche la salute che sta poi in fondo qui. Beh, ma la salute arriva ad un certo punto, come ci può stare se il Signore ce l'ha data e il governo ce lo leva? Perché guardi, ci stanno, Dio, nascono un pochetto di fettucci, bambini, uno se ne fa un'idea, se ne fa, diciamo, una rassegnazione. Beh, mi è venuto così, che le posso fare?
Ma certo, quando si vedono i bambini che sono, diciamo, sani, sono intelligenti, tutto quanto, e poi vederli, diciamo, crescere così, ammalarsi, perché viene un raffreddore. Stavo sempre in mezzo al fango. L'umidità è quello che è, non è che si può, diciamo, cambiare, perché vede, qui entra l'aria dappertutto, in camera da letto abbiamo soltanto le tegole e sembra un frigorifero. Allora uno quando dorme, che la persona sta ferma, l'aria che cosa fa? Ti gela tutto. Io non credo che non è una bella casa, insomma, io vorrei tanto con un soffitto bello tutto liscio, pulito, bianco. Un'altra cosa che ho sentito, no, è che ci sono dei problemi con la scuola per i ragazzi che vivono nel borghese. Perché loro, cioè, loro considerano, insomma, come posso dire, i ricchi, in classe mia mettiamo, ci sta parecchie ragazzine che mettiamo sono considerate più, sono simpatiche ai professori, e se loro magari non sanno qualcosa, il voto glielo alzano sempre di più, perché sanno che sono ragazzine che hanno i soldi, capito? Invece noi ragazzine che abitiamo in borgata, e se la sappiamo una cosa, sappiamo, se non la sappiamo tu è al posto. Come vanno le cose qua? Male. Perché vanno male? Ma quando salta il fiume vanno i bambini, no, vanno a vedere qua quanto è alto, e un uomo è scivolato, un bambino. A scuola è come vanno le cose? No! Non vanno bene. Perché non vanno bene? Perché non le puliscono mai. Ah. Beh, non le puliscono i classi. Allora perché a scuola ne sono stati due che c'erano gli occhi gialli? Ah, gli occhi gialli, c'erano le patite virali. Le patite. E che è successo quando questi qui gli sono venuti gli occhi gialli? Hanno dovuto portare tutti e due all'ospedale. Ma voi la scuola l'hanno chiusa, eh? No, ma non sono venuta a disinfettarla. Ah, non ci sono venuti? No, neanche. Sì, e voi che cosa fate tutto il giorno qua? Niente, a scuola. Io invece sono venuto adesso dalla dottrina e sono uscito dalla scuola e sono andato a dottrina. Mo sono venuto. A dottrina che vi dicono? E fuori. Le suore insegnano a fare la dottrina. A fare la comunione. Sì. Fare la comunione. A prima comunione, pure io, sa. A dottrina oppure a scuola, si parla un po' dei problemi di qui della borgata? No. E che dicono le maestre del posto Sant'Agnese? Niente. Non parlate un po' della casa vostra? Delle case, no, per esempio a scuola? No. E dove se ne parla, no, delle case? No. A casa se ne parlate? No. Sì. Io sono molta gente che sono andata a abitare nelle case popolari. Tu dove hai sentito parlare delle case popolari? Ah, i comunisti. Ah, i comunisti se ne vengono a parlare? Sì, perché lì... Quando è comunista? Una cosa che si sente dire molto spesso, no? Quando così ci parla delle borgate, si dice che è una situazione molto brutta e molto triste. E uno si sente dire dalla gente che non le vuole sapere queste cose, ma non è vero, lì stanno tutti molto bene, lì c'hanno tutti la televisione e ci vogliono stare perché non pagano l'affitto. Se lei che gli risponderebbe a questa gente, che gli direbbe? Ma io non ho mangiato per farmi qua la televisione. Ma perché non ha mangiato per fare la televisione? Per pagare i cambiali. Per pagare i cambiali e per farmi contento i miei figli per andare a chiedere la mosena agli altri. Capito, cioè perché non voleva che suo figlio andasse a guardare la televisione? La televisione di un'altra parte. No, permettevano. Ma non lo facevano entrare? Non lo facevano entrare, no, perché una volta quando mi si è rotta, dice, signora, io ci mi fate vedere la televisione a casa vostra, c'era il filmetto mattina, sai, sui ragazzini. Ci devo uscire andare a fare spesa. Invece se sono chiuse dentro, dico, mamma, dico, non ti preoccupare, mamma mi deve fare televisioni. Ho preso e ci ho fatta. Ferma di cambiare 5.000 lire l'uno, per poterli pagare, dico, almeno 5.000 lire possono scappare. Mm. E dico, se ne firmo di 10, è capace che 10.000 lire al mese non ce l'ho, allora per me ti assicuro, magari quando era il mese mandava il ragazzino di giù a letto, però ci faceva, mamma, stati zitto. Ho fatto la televisione stasera, pagamo a cambiare e non mangiamo. Il ragazzino mi parlava, no, perché davanti non ha detto mai dirgli di fuori, io non ho mangiato, sto di giù. Questo bisogna dire la verità. Ha mangiato Romani? Sì. Magari stava, però non diceva mai che sta di giù. Anzi, io quando ero di giù
il gioco mi faceva passare la fame. Che prospettive c'ha adesso per il futuro? Di restare qui molto a lungo? No, speriamo di no. Io aspetto che c'è quest'altra piccolina che mi fa un pochetto grande, voglio mettere a lavorare, che prima lavorava, l'anno passato lavoravo pure io, 3-4 ore, 2 ore mi va a fare pure io. Ma qui dicono che nel 71 ci mandano via, ma quello che vedo io qua restiamo qui, se non ce ne andiamo noi o non ci ribelliamo qui la casa non ce la danno, sto ben sicuro, qua dentro rimanimo. Ma come ci si può ribellare a queste cose? Ma che ne so, forse a unire tutti quanti, a dire che noi abbiamo bisogno di una casa, a forza di ribellarci ce la devono dare. Perché come ce l'hanno tutti quanti, così la dobbiamo avere pure noi, perché noi siamo persone umane come sono tutti. E che ne pensa, signora? Io penso che l'ho fatta la domanda, vedi un po' che ci dice, che ci mandano a dire. Sì, insomma, se esce da casa... Ma per esempio di quelli che sono andati a occupare le case, lei che cosa ne pensa? Che voglio pensare? Io penso sempre che sta una cosa fatto male. Mio marito pure lui dice io non mi smuovo da qui, lo tengo. No, mio padre dice così, che lui si smuove, cioè perché c'ha paura, dice io porto la roba lì. E poi dice ma mi mandano via, io che faccio? Poi sembra pure fatta una cosa male. Ma per me è fatta una cosa male e una cosa giusta. Perché una cosa giusta è che loro abitano nei palazzi come abitano tante persone, e una cosa è fatta male pure perché la gente dice ma guarda sono andata a occupare le case, dice possibile che non avevano una casa in cui pagare l'affitto. Via della Serpentara, 13 marzo, la polizia sta per sgomberare i palazzi occupati. Arrivati, eh? Ah, ma dice che sta qua? Indoviamo un po', eh? Indoviamo un po', che c'è un'intenzione a fare? E che ne so, vogliono fare con guerra. Ma che? La bomba lacrimogena si sono portati, ormetti si sono portati, ma vediamo che fa. Guarda un po' quanta gente ha più quattro mosche, eh? Guarda un po'. Sono stati vicini a sto signore, eh? No, io appena l'ho visto me ne sono andata. Ma che stanno facendo? Stanno sfondando, stanno entrando. Niente, avevamo aperto le porte e ci siamo messi lì, che avevamo fatto? Non avevamo detto a nessuno altra cosa più. Dovevamo fare. Per avere almeno una casa decente, mica uno lo faceva, per avere una casa decente almeno. Altro che Praga! Porca madonna! Dai, altro che Praga dopo! In televisione mica fanno vedere questo. Che stanno a fare in televisione? Che stanno a mettere? Io dico un metro che c'è in televisione. Altro che Praga. I tedeschi, magari che bravo. La signora sono venuti su piano per piano, li fanno uscire? Sì, però sto di una situazione che ci ha avuto, gli ho fatto sfasciare la porta pure a loro. Sono 20 anni che stiamo a combattere per una casa, 20 anni so, che mi tiene una tromba, lo faccio io il comizio. Lo faccio io, eccoli qua. Eccoli qua. Io come credete noi attaccavo la testa? Che cazzo fanno l'hanno presa le case nuove? A persone che non voglio uguali! Ora noi stai fino a mignotta, stamattina alle 5 sono una quattro. Sì signori, perché noi non siamo dei carne ossa come voi? È vero, ci avete fatto segno per i campioni, vai! Basta! Ritirate! Andiamo al Vaticano dal Papa! Faccio portare l'ambulanza a Pia Minarino, sono 5 mesi che ce l'ho a letto con l'artrosi lombare, l'acqua che gli viene sopra! Devono venire stamattina a casa mia, se no non sposto! Andiamo per tutto oggi, certo ci portano! Purtroppo che c'avevo uno che ci appoggia con una macchina, andiamo per tutto! Andiamo al Colosseo, salta il muro! No, quando andiamo, questa ci danno una camera! Al Colosseo, se mette tutti in busta! Tutti lì! Io sto cagli a posto, tutto al Colosseo! Quello dici te voto, Mone, le camere saranno scritte! No, saremo qua, quello va da nostro. Al Viminale, ci stanno un sacco di stanze vuote! Al Viminale! A me si può
possibilità di fare, se viene qualcuno di più grandi che vengono a parlare, un favore a lui. Avvisatemi per piacere. E voglio fare un pezzettino pure io stamattina, dato che me ce trovo, o me meno, non mi porterà la Regina Celi. Se ne porta la Regina Celi, ho 5 figli, signore, governo. Non vada a pulire culo a quello zozzone là, perché io faccio una mattina una signora, una mattina un'altra. Meno male la colazione me lo devono dare. Però qua ci metteranno le bombe attorno. Allora, non fatevi caricare dalla polizia, no. Siete tutti pronti per... No, dobbiamo aspettare, qui dobbiamo parlare. Si va tutti al Campidoglio. No, al Campidoglio, e che sarebbe il Campidoglio? Dove c'è il sindaco? Andiamo dal sindaco, con la roba. Con la roba? Sì, la roba ci pensa il comitato, non la date ai poliziotti. Non ce la damo? Non date niente? No, io dico, io me la carico privata, così rispondiamo. Bravi, lei e noi, signori. Bravi. Abbiamo un nuovo incenso, come i tedeschi, ma abbiamo 10 italiani per un tedesco, così è il sacco in Italia. Se ve ne andate, non succede niente. Noi vogliamo vedere, noi chiediamo ordine. Se voi mollate quello, noi lo portiamo in commissariato, andando lì. Cosa aveva fatto, scusi? Lei che ho interesse che ha fatto? Cominciamo la discussione di là. Difende a moglie, perché è logico, si stava a lottare appena a casa, ecco perché hanno preso. Purtroppo noi questi problemi della casa ce l'abbiamo, loro i problemi della casa non li hanno, quindi... Ce proprio così, perché se no ci avrebbe il problema della casa. No, perché non lo fate anche voi? Non ci venite incontro a noi, perché? Perché non pongo. Ma perché non pongo? Perché siete tutti quanti insieme, la massa, l'unione fa la massa. L'unione fa la massa. Perché non è che soltanto noi singoli operai che dobbiamo farlo, ma anche voi che state nella polizia dovete farlo. Ma io non modo nel parlare. Ogni cittadino ha bisogno che si comporti secondo le norme. È un padre di famiglia. Oggi però non c'è una raccomandazione che da 100.000 lire che non gli è dato. Voi non c'entrate, no, non c'entrate. Io con mio fratello che ha fatto 5 anni di prigionia, mi hanno dato un po'. Non sapeva niente. Un banco, niente. Se un commissario non è che la vogliamo gratis, vogliamo pagare la spesa. Nella sede opportuna. Nella sede opportuna, scusi. Io ho fatto la domanda di vacanza, me l'hanno rifiutata. C'è una denuncia. Voglia due fighe. È un mandato del magistrato. Noi abbiamo ricevuto un ordine. E lo dobbiamo eseguire. È la notte del 14 marzo. I baraccati espulsi da Via della Serpentara occupano per la terza notte di seguito la piazza del Campidoglio insieme con gli studenti. Ci sono stato, domani notte puro, e a mente vaio quando mi portano allo scuro, e a mente vaio quando mi portano allo scuro. Io mi trovo a Campidoglio, ma pure di 5 giorni, e a mente vaio manco se mi spuntano le corna, mente vaio manco se mi spuntano le corna. E io sono 5 giorni che mi trovo sotto cavallo, e tanto me ne vado se mi arresto maresciallo, quando me ne vado se mi arresto maresciallo.
Io barberi cavoli e la barba fatta per mancanza di pure ma fissi con proprio maccaroni. La faccia lisa pure ma fissi con proprio maccaroni. E sveglia di bella! E carità, carità! Adottai a qua! Il 16 marzo, l'occupazione del Campidoglio si conclude con una manifestazione in piazza Venezia e piazza Santi Apostoli. Le occupiamo! Le case ci sono e noi le occupiamo! Le case occupate voi o le occupiamo noi! Le case occupate voi o le occupiamo noi! Le case occupate voi o le occupiamo noi! Le case occupate voi! Dove vanno a finire i miliardi sottratti al salario degli operai per le case? La casa, si prende, non si chiede! La casa al valore si prende, non si chiede! La casa al valore si prende, non si chiede! La casa al valore si prende, non si chiede! La casa al valore si prende, non si chiede! Rendiamo viva questa manifestazione su questo terreno, sul terreno della discussione, sul terreno della partecipazione di classe. Ragazzi, ma io vorrei sapere, guarda, non c'è nulla qui. Thank you.
Borghetto Prenestino, 25 dicembre 1969. Intervista con il sindaco di Roma, Clelio Daride. Come mai è che lei è venuta proprio oggi qua, qua tra noi? Perché noi abitiamo qua in baracca, noi lavoriamo qua in baracca. Ci chiediamo proprio perché oggi ha scelto lei e non un altro giorno, forse un pochettino più significativo, in cui lei incontrava le persone piuttosto che il Papa. No, ma io sono venuto perché oggi è Natale, poi è venuto il Papa, ma io vado dovunque mi chiamano, io vado, io giro. Poi, lei quante volte è venuto qui a Borghetto Prenestino? Dunque, al Borghetto 2 o 3 volte sono venuto. Ma con chi ha parlato? Beh, io, parlato? Come uomo di partito, non come sindaco. Come uomo di partito, come sindaco sono 4-5 mesi, quindi sì. Quando mi... basta leggere i giornali che sono sempre in giro ogni giorno, non è che... Si potrebbe non fare ugualmente. Lo so, però andare solo in giro non basta. Cioè il comune non ha finora rispettato molti degli impegni che doveva moltissimi assumersi. Moltissimi, io ho lasciato il passato perché non posso fare polemiche col passato. Non è comunque la fanno tanti, quindi non c'è bisogno che la faccia proprio io. Io ho parlato semplicemente delle possibilità attuali, cioè non è che il comune non ha possibilità, ma il fenomeno indubbiamente è diventato così macroscopico, così grande, che adesso affidarlo, perché poi chi ci sta dentro si accorge delle possibilità concrete che esistono, affidarlo semplicemente o pensare che lo risolva solo il comune significa risospingere indietro questa situazione, già questa situazione che ci vorranno anni, conoscendo come in Italia camminano le cose, la lentezza delle leggi, eccetera. Quindi a questo punto tutto è fare un intervento straordinario. Il guaio è, con la nostra macchina amministrativa, un intervento straordinario non conclude assolutamente niente se non si modificano le leggi e se queste non vengono sorrette da una conseguente volontà politica. Di chi? Siamo d'accordo. Delle forze interessate a questo. L'ho scritto quello lì, delle forze interessate a questo. Ma quali sono? Perché non abbiamo ben capito. Non le vediamo in opera. Le forze interessate. Sono i baraccati, allora anche i baraccati. E loro cosa dovrebbero fare? Anche. Però, ecco, nel movimento io ho detto una cosa che poi è stata sintetizzata, se non tirare troppo la corda, scritto l'unità, va bene, dico, anche loro però, ecco, bisogna tener conto, cioè questo deve venire in forma evolutiva nel nostro sistema e non deve diventare un fatto di rottura di indirizzo, ma non oltre, metodologicamente non oltre un certo limite. Io per esempio mi sono affannato a spiegare a tutti che l'occupazione abusiva erano fonte di ulteriori guai, ulteriori disagi, ulteriori disastri, cioè non risolvevano il problema. Come non risolve la requisizione? Perché fa la requisizione ci vuole un altro regime sociale e politico, completamente diverso. 3 marzo 1970, intervista in uno dei palazzi occupati di via Pigafetta. Il problema adesso come adesso è che noi stiamo facendo la lotta per la casa. Ci hanno solo quell'idea fissa in testa, non è che capiscono, vanno oltre la casa. Cioè loro pensano che sono tanti anni che lavorano, pagano i contributi, promesse sono promesse e qui casa non sono vista. Io particolarmente sono 25 anni che sono entrato in baracca, sempre promesse e promesse e qui non si è visto niente. Praticamente mo la gente si stufata, io personalmente esperienze civili non ho fatte 5 occupazioni, questa è l'unica che mi sia riuscita, però se non era riuscita ero pronta a rifarne altre. Finché quali hai fatto prima? Ho fatto San Basilio, il Trullo, poi ho fatto questa e Prati de Papa. E a Piazza Vittorio sono stati buttati fuori. E in grosso modo ritengo che l'occupazione sia una cosa giusta, perché per noi per avere casa abbiamo dovuto fare quest'atto, perché altrimenti stiamo con la speranza di loro, casa la abbiamo mai. Tu credi che ci sia stato un aumento di coscienza molto forte da parte della gente che ha fatto l'occupazione? Sì, io a questo punto penso molto di sì, perché oggi come oggi ci siamo accorti che nessuno voleva fare l'occupazione perché avevano paura di tante cose. Però oggi come oggi la gente sta sempre crescendo in aumento a fare questa occupazione, perché veramente si è accorta che ci stanno prendendo in giro. Però per esempio io adesso parlando a queste persone ho sentito dire delle cose tipo a me non me ne frega niente degli altri, basta che mi danno la casa a me. Sì, e... questo c'è ancora perché sarei un bugiardo a dire di no. C'è, però ci sono molte tendenze, cioè dicono questo, io ho fatto la lotta per la casa e nessuno mi ha aiutato, molta gente dice questo. Io, come gli dico personalmente, io ho fatto la lotta per me e per gli altri, perché ho preso casa, ho fatto l'occupazione, prenderò casa, però non mi fermerò qui, porterò altre persone a occupare perché è un diritto, come ripeto, è un diritto di tutti avere la casa popolare.
che la maggior parte della gente che ha partecipato a queste occupazioni ha preso un po' politicizzato? Anzi ha capito, prima erano, diciamo, erano arretrati come nel senso della politica e di tutto il resto, però oggigiorno ha capito veramente le cose come stanno, che per avere una cosa tocca fare un atto di forza, loro sono disposti a non a farne uno, ma 100 di questi atti. Uno dei grossi problemi che ci sono nelle lotte dei baraccati è questo, che la maggior parte della gente che vive nelle borgate è come rinchiusa, no? E allora una delle difficoltà è che non sanno contro chi fare la lotta, perché non sanno come funziona. Perché sono ignoranti. Beh, non è tanto, diciamo, no, signorati, sono ignoranti, no? Nel senso, diciamo, politico. Cioè che non arrivano a capire il tratto del, cioè loro pensano, dice, per dire, io adesso faccio un esempio, il PC è tutto sinistro, sta con gli operai, io sono del PC, ma oggi come oggi abbiamo visto che il PC sta andando tutto a destra, perché allora essere ancora del PC? Oggi come oggi abbiamo visto benissimo, sono state fatte circa 1 migliaio di occupazioni. Di occupanti, abbiamo visto il segno che la gente si comincia a svegliare, che dice basta a questo capitalismo che c'è oggi in Italia, o si cambia o lo cambiamo noi. Però tu pensi veramente che tutti quelli che partecipano all'occupazione sanno, hanno coscienza e hanno intenzione di fare una lotta anticapitalista? Beh, io penso di sì. Penso di sì, perché veramente oggi come oggi ha visto che per avere una data cosa tocca lottare. E grosso modo tendono a battere questi grandi padroni. Cioè il potere lo vogliamo agli operai, perché è giusto che noi siamo noi che lavoriamo, mandiamo avanti le fabbriche, gli etili. Fermandosi questi, se ferma tutti, perciò se noi ci fermiamo, se fermano tutti, allora il capitalismo come fa? Ma... Allora io penso che il potere sia agli operai.